Care sorelle, cari fratelli, buongiorno, buona domenica. Benvenuti a questo culto, in questo momento in cui possiamo riunirci e insieme pregare, ascoltare la parola del Signore, guardare alla nostra vita e alle vite delle persone che ci stanno intorno, consapevoli della vicinanza amorevole di Dio. Dio ci accoglie. Si rallegra di vederci prima che lo cerchiamo. Lui ha cercato noi. Prima che lo conoscessimo, lui ha conosciuto noi. Prima che venissimo qui, lui ci aveva convocati. Riceviamo da lui la grazia, la gioia e la pace nel cuore e nella nostra vita. Amen. Dice il Salmo 118: aprite le porte della giustizia, io vi entrerò e celebrerò il Signore. Questa è la porta del Signore. I giusti entreranno per essa. Ti celebrerò perché mi hai risposto e sei stata la mia salvezza. La pietra che i costruttori hanno disprezzato è diventata la pietra angolare. Questa è opera del Signore. È cosa meravigliosa ai nostri occhi. Questo è il giorno che il Signore ha preparato. Festeggiamo e rallegriamoci in esso. Preghiamo. Dio di grazia. Tu ci hai dato la mente per conoscerti, il cuore per amarti e la voce per cantare le tue lodi. Riempici del tuo spirito, così che possiamo amarti veramente e amandoti possiamo vivere pienamente nel tuo servizio, che è la perfetta libertà. Aiutaci a dirti oggi, ogni giorno, l'antico canto di gioia e speranza. Benedetto il Re che viene nel tuo nome. Osanna nei luoghi altissimi. Amen. Vogliamo riflettere, sorelle e fratelli, sulla nostra condizione di persone peccatrici ascoltando alcune parole che ci sono state tramandate dall'Evangelista Giovanni. Non siete voi che avete scelto me, dice Gesù, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo dia. Questo vi comando. Che vi amiate gli uni gli altri. Vogliamo presentarci davanti al Signore con un momento di preghiera, di confessione, di riflessione sui fallimenti, le mancanze, le passività della nostra esistenza. Preghiamo. Signore, spesso noi dimentichiamo che tu ci hai scelti, come se la tua chiamata ci potesse lasciare indifferenti. Abbiamo poco coraggio, poca iniziativa. Se facciamo qualcosa ce ne vantiamo, come se fosse tutto merito nostro, come se tu non fossi lì ad aiutarci. Siamo poco propensi a lavorare assieme agli altri, mentre il frutto principale che tu ti aspetti da noi è la condivisione, è la fraternità, è l'attenzione gli uni per gli altri, le une per le altre. Perdonaci, Signore. Fa di noi delle nuove creature, liberaci dall'indifferenza, dall'ingratitudine, dalla viltà e da ogni pigrizia. Liberaci da ogni esaltazione di noi stessi, ma anche da ogni scoramento insensato. Rendici aperti, rendici aperte, pronti e pronte a lavorare insieme al tuo servizio. Allora potremo lodarti
come tu ci chiedi, con la nostra vita e far conoscere anche al nostro prossimo la tua bontà. Amen. Ascoltiamo le parole che annunciano il perdono. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il figlio del mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo fosse salvato per mezzo suo. Per la potenza dell'Evangelo di Gesù Cristo ci è annunciato il perdono dei peccati. Lo riceviamo con gratitudine, lo ascoltiamo con passione e lo viviamo nell'amore di Cristo, Gesù crocifisso e risorto. Amen. La fede è un modo di possedere già le cose che si sperano, di conoscere già le cose che si vedono. A causa di questa fede, la Bibbia dà una buona testimonianza ad alcuni personaggi del passato. Eccoci dunque posti di fronte a questa grande folla di testimoni. Anche noi, quindi, liberiamoci da ogni peso, liberiamoci dal peccato che ci trattiene e corriamo decisamente la corsa che Dio ci propone. Teniamo lo sguardo fisso in Gesù, è Lui che ci ha aperto la strada della fede e ci condurrà fino alla fine. Egli ha accettato di morire in croce e non ha tenuto conto che era una morte vergognosa, perché pensava alla gioia riservata per Lui in cambio di quella sofferenza. Ora Egli si trova accanto al trono di Dio. Pensate a Lui che ha sopportato un attacco violento da parte di peccatori, così non vi lascerete scoraggiare e non cederete. Osanna al nome di Gesù, canti a fratelli ognor, perite santi di lassù, lui coroniam Signor. La terra tutta è lieto suon, esalti sue virtù, prostra innanzi al santo tron, santi profeti ed angeli, tutto il celeste suor, i cherubi, gli arcangeli, sciolgano al canto il vol. Venite tutti, o peccator, che sangue suo lavò, gloria sin tuoi eterno onor, a lui ci salvò.
Care sorelle e cari fratelli, che cos'è la fede? Che cosa vuol dire credere? È una gran bella domanda questa. Una domanda che attraversa le generazioni, ma che è sempre attuale, perché non ha mai una risposta preconfezionata, perché non è mai chiaro qual è la risposta giusta e qual è la risposta sbagliata. È una domanda antica. Proviamo a pensare. La lettera agli ebrei è stata scritta circa 2000 anni fa, in un periodo molto più vicino del nostro, a Gesù, al Gesù della storia, eppure la domanda è sempre la stessa, che cos'è credere? Non ne sapevano più di noi, anche se erano più vicini a Gesù storicamente. È una domanda che, riconosciamolo, nel corso dei secoli è stata un po', come dire, contaminata dagli eventi. Proviamo a pensare alle dimensioni delle nostre chiese, dei nostri templi, di tutte le chiese che ci sono in Italia, evangeliche, cattoliche, e a pensare a quanta poca gente le frequenta. E questo ci fa capire che evidentemente al tempo della costruzione di quegli edifici la chiesa, cioè la visione palese, il modo comune di mostrare la fede, aveva una funzione completamente diversa da quella che ha adesso, aveva un ruolo incomparabile a quello che c'è adesso. Eppure la domanda che cos'è la fede, cosa vuol dire credere, non perde mai di attualità, perché è una domanda che apre ad altre domande, forse ancora più ficcanti, forse ancora più penetranti, al limite del provocatorio. Dire che cos'è la fede, domandare anzi che cos'è la fede, significa domandarsi in che cosa speriamo noi? Che cosa vorremmo davvero vedere? La fede è un modo di possedere già le cose che si sperano, di conoscere già le cose che non si vedono. Già, ma quali sono le cose che vorremmo vedere? Quali sono le cose che vorremmo sapere? Alcune di queste speranze, alcuni di questi sogni sono decisamente chiari, legittimamente personali, e permettetemi di sottolineare il legittimamente, perché purtroppo nei secoli la Chiesa e la predicazione cristiana hanno negato troppo spesso le ambizioni personali, i desideri, le speranze, soprattutto, è triste da dire, ma soprattutto per le donne. Alcune di queste, dicevamo, sono degli sogni, delle ambizioni, delle speranze del tutto personali: il lavoro, la carriera, l'amore. Altri invece vanno al di là del personale, diventano, diciamo così, collettive. In questo difficile periodo che stiamo vivendo, in questo periodo di limitazione, di confinamenti, ecco, vediamo come questi due livelli, il personale e il collettivo, si fondano. Io cerco di proteggere me dal virus e in questo modo proteggo anche te. Io spero che tu ti protegga dal virus per non contagiare neppure me. Quando ci si chiede cosa vuol dire credere, dunque, si è costretti a guardarsi dentro. E uno potrebbe chiedersi, e in tutto questo Gesù che cosa c'entra? In effetti per molti credere non è sinonimo di Gesù. Anche senza fare riferimento a pericolose ideologie o a dire banalità, noi sappiamo che molti credono, per esempio, in se stessi, in se stesse, nelle loro capacità e speranze, oppure negli altri, nelle loro capacità, nelle promesse che ci possono derivare dal rapporto stretto e fiducioso con il prossimo. Ecco, questo racconto, questa Domenica delle Palme, questi brani ci fanno capire che credere in Gesù invece vuol dire lasciarsi interrogare da qualcosa di più complesso. Direi così, dalla sorpresa che deriva dal riconoscimento di un limite. Non è un caso che nel brano della lettera agli ebrei che abbiamo letto, che abbiamo ascoltato, rimanga in sottofondo un aspetto di lotta, di sforzo, di meta da raggiungere, del fatto che l'esito non sia ovvio. Per questo
è fondamentale nel racconto biblico, la Domenica delle Palme, che non è soltanto un episodio storico che potrebbe anche essere secondario, che potrebbe esserci anche non stato raccontato, tanto il racconto funzionava uguale nell'Evangelo, no. Gesù entra a Gerusalemme, si trova circondato di persone che urlano il loro Osanna, che sventolano le loro palme, e questo è l'esempio per eccellenza, lasciatemi dire così, di cose che si sognano ma che non sono in sintonia con l'immagine di Gesù, di cui si parla nella lettera agli Ebrei. Perché chi accoglieva Gesù a Gerusalemme si aspettava che il mondo sarebbe già cambiato immediatamente, oggettivamente, ad ogni costo. Si aspettavano il regno di Dio, che non è il paradiso, ma è quell'occasione in cui Dio regna. Si aspettavano che il regno di Dio fosse già oggettivamente alle porte. E invece Gesù entra a Gerusalemme, ma poi ne esce. Per questo la lettera agli Ebrei ci invita a fare un passo oltre, non verso una generica fede in Dio, una generica speranza in un generico Signore, ma in quello che ha preso vita e volto in Gesù. Certo, nessuno di noi, nessuna di noi ha mai conosciuto personalmente Gesù. Dobbiamo fare affidamento ai testimoni che ce lo raccontano. Sia chiaro, i testimoni sono stati tutti e tutte delle persone normali. Ciascun testimone porta con sé pregi e difetti, in poche parole la sua umanità. Umanità che a volte ci può essere molto vicina e molto comprensibile, altre invece lontanissima, al limite dell'incomprensibile, per non dire addirittura dello scostante. Testimoni che vanno accolti senza farli dei santi, dei personaggi ideali e fuori dal tempo, ma per accostarci alla sincerità della loro fede e da lì trovare un nutrimento per la nostra fede. Siamo a pochi giorni da Pasqua e per molti e per molte questa settimana santa sarà ancora una settimana di frustrazione, ancora il segno della nostra fragilità, perché sarà ancora rinchiusa, limitata dall'epidemia. E in questa Pasqua 2021 è ancora più indispensabile fare i conti col limite e confrontarci e sostenere ed essere accanto a chi sta vivendo e in alcuni casi sopravvivendo alla malattia, rendendo loro la nostra testimonianza e ascoltando la loro testimonianza. Tenere lo sguardo fisso su Gesù significa proprio questo, fare riferimento al Gesù reale, non all'illusione che Gesù sia la somma di tutto quello che noi non sappiamo e spesso non vogliamo neppure essere, non colui che cambia le sorti del mondo con un colpo di bacchetta magica e soprattutto non colui che cambia il mondo senza la nostra partecipazione, senza il nostro impegno, senza il nostro coinvolgimento con gli altri testimoni e da testimoni. La Domenica delle Palme, Gesù entra nella città del nostro cuore e del nostro mondo per indicarci una strada, quella che conosce gli entusiasmi degli Osanna, dei simboli sventolati, ma che va oltre. Ci ricorda che la fede, possedere già le cose che si sperano, conoscere già le cose che non si vedono, ci ricorda che la fede è porre delle domande e lasciarsele porre, senza paura, nella certezza che tutte le nostre domande sono prese sul serio, anche quelle dure, anche quelle dubbiose, anche quelle che mostrano più incredulità che una fede incrollabile, affrontando il cammino dei giorni della passione, sapendo che oltre la croce c'è la risurrezione, ma che non esiste risurrezione senza croce.
come soffio leggero la parola si dona, come vasi d'argilla il suo amore ci forma. La parola che udiamo è un segreto prezioso, è spiraglio di un giorno che sarà luminoso. Come soffio leggero la parola si dona, come vasi d'argilla il suo amore ci forma. È parola di vita per chi in carcere è stato, è quel seme fecondo che raccolto ha donato. Come soffio leggero la parola si dona, come vasi d'argilla il suo amore ci forma. La parola è spartita come il pane spezzato, è cammino di vita, è passaggio segreto. Come soffio leggero la parola si dona, come vasi d'argilla il suo amore ci forma. Vogliamo raccoglierci in un momento di preghiera, di intercessione. Preghiamo. Signore, noi ci consacriamo a te come strumenti delle tue mani. Non abbiamo nulla da offrirti se non il desiderio di essere operai, operaie nella tua messe, perché tu hai scelto le cose deboli e fragili del mondo, le cose che non sono. Scegli anche noi, ti preghiamo, che siamo deboli e fragili. Dacci la passione per l'Evangelo di Gesù. Insegnaci a usare vie nuove, ad essere creativi, perché la tensione che tu ci presenti, perché le persone che possiamo incontrare lungo i passi della nostra vita ci stimolino ad essere creativi, ci stimolino a essere empatici, ci aiutino ad essere testimoni del tuo regno. Dacci il coraggio, ti preghiamo, di confessare il nome di Gesù con franchezza, anche sapendo andare controcorrente se necessario. Ti preghiamo per tutte le creature umane che nella loro vita lottano per la giustizia, per la pace, per la riconciliazione tra i popoli, gli stati, le religioni. Ti preghiamo per la tua Chiesa che ha molte facce, molte lingue, molti modi di celebrare il tuo nome. Ti preghiamo che la tua Chiesa riesca ad essere capace di seguire le tue indicazioni. Noi ti vogliamo pregare con le parole di Gesù, il quale ci ha invitato a chiamarti Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen. Vogliamo ora ascoltare una parola di benedizione. Il Signore ci benedica e ci guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di noi e ci sia propizio. Il Signore alzi il suo volto verso di noi e ci dia la pace. Andiamo in pace e il Dio della pace sia con tutti e tutte noi. Amen. Dios es luz, paz y amor. Dios es luz, paz y amor. Dios es la luz, Dios es la paz, Dios es amor, sí. Dios es la luz, Dios es la paz, Dios es amor. Dios es luz, paz y amor. Dios es luz, paz y amor. Yo soy la luz del mundo, el que
che mi siga dentro, la luz che le dà la vita in un cara dall'oscurità. Io sono la luz del mondo, e che mi siga dentro, la luz che le dà la vita.